Fondo Ristoro, accordo di 17 associazioni su 19, ma Di Maio annuncia: se non dicono sì tutti non si fa nulla. Autonomia, Zai in audizione in commissione, le carte sono in regola, andiamo in Parlamento. Stazione delle Corriere, gli amici di Rete Veneta documentano il degrado, siringhe per terra. Sedicenne di Trissino, rapinato in pieno giorno, racconta di essere stato minacciato con un coltello. Tecnico al lavoro perde l'equilibrio e resta appeso su un traliccio alto 30 metri, salvato dai pompieri. Festa della polizia per i 167 anni, la parola d'ordine è esserci sempre. TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, apriamo il telegiornale con il tema caldo, caldissimo del crack delle ex popolari venete, perché resta al palo il fondo di ristoro per i risparmiatori appunto delle ex popolari. Il vice premier Di Maio dichiara: serve l'accordo di tutti, le associazioni temono che i soldi vengano dirottati. Sentiamo. Fondo di ristoro per i risparmiatori delle ex banche venete torna al palo. La norma non entra all'esame del Consiglio dei Ministri. L'intesa varata al tavolo con il Premier Conte e le associazioni, con 17 che hanno votato sia la linea del Ministro dell'Economia Tria e due legate al Movimento 5 Stelle che hanno puntato i piedi, resta fuori dalla porta. Nemmeno il tempo di gioire, dunque, che arriva da Roma subito la doccia fredda, e oggi, quasi a spiegazione di quanto accaduto, arriva la dichiarazione ai margini della festa della polizia del vice premier Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. Se non si concorda con i risparmiatori non si fa nulla. Una dichiarazione che lascia stupefatte le associazioni. La situazione di Maio ci ha lasciato veramente stupefatti. Noi avevamo concluso un accordo 15 associazioni su 17 lunedì scorso con il Premier Conte e il Ministro Tria. Adesso Di Maio ha dichiarato che se non c'è l'accordo con tutte le associazioni non si fa nulla, ma questo francamente è un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché sappiamo che le associazioni che hanno votato contro vogliono qualcosa di assolutamente irrealizzabile. Ma soprattutto preoccupa sul futuro dei rimborsi. È naturale che si può volere sempre di più, questo naturalmente è naturale, il problema è che coloro che vogliono di più non sono minimamente a conoscenza dei vincoli posti dalle leggi italiane e dalle leggi europee, quindi insomma se Di Maio ascolterà le associazioni che hanno votato no ci andremo sicuramente a schiantare. Parliamo adesso di autonomia, il presidente del Veneto Luca Zai a Roma in audizione in commissione dichiara: le carte sono in regola, andiamo adesso in Parlamento. Noi abbiamo combattuto, era la terza volta che tentavamo di fare il referendum e la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Lo dico davanti al bicamerale dell'autonomia, che la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. E ci ha autorizzato a chiedere ai Veneti: vuoi che la Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni di autonomia? Ci ha detto, non ci ha autorizzato altri quesiti, nuove forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi questo è il contesto nel quale discutere. È un percorso di virtuosità, la chiamiamo autonomia differenziata, ma lo è fino in fondo. Sentir dire che uno chiede troppo, uno chiede di meno, uno è più virtuoso, l'altro è meno virtuoso, lo trovo anche questo anacronistico, perché il legislatore, ma del resto anche i padri costituenti nel 1948, intravedevano comunque la possibilità di dare un'ossatura di logistica istituzionale assolutamente federalista a questo Paese. Il tema è che la virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci la prova, chiamo che la discussione entri in Parlamento. E noi potremmo affrontare la discussione parlamentare lasciando ampio spazio al Parlamento di dare indicazioni, di dare suggerimenti, considerazioni, tutto quello che volete. Ma dobbiamo discutere, o meglio dar modo al Parlamento di discutere, a mio avviso, ma è una mia posizione personale, sulla base di un contratto, di una bozza di contratto. A Vicenza si torna a parlare anche della fusione di AIM con altre municipalità di realtà venete. Oggi i sindacati hanno espresso le loro preoccupazioni. Un conto è cercare la strada migliore per vincere le gare nel settore del gas,
altro è disegnare assetti societari futuri che vedano le decisioni riguardanti il territorio essere allocate altrove, addirittura fuori dalla nostra regione. AIM e AGSM sembrerebbero in procinto di giungere alla fusione già ventilata negli scorsi anni. A dirlo oggi i sindacati, che da Verona avrebbero già ricevuto alcune indiscrezioni su un considerevole numero di esuberi a cui dover far fronte. I lavoratori apparterebbero a settori amministrativi e a quelle funzioni che risulterebbero dei doppioni nell'ambito di un nuovo assetto. Serve fare chiarezza sulle notizie che sono arrivate da Verona e perciò per noi è importante un'altra cosa, quella di mantenere corrette relazioni sindacali, come abbiamo sottoscritto negli anni precedenti. Nel complesso risico societario i sindacati ipotizzano cessioni e acquisizioni di rami produttivi che al momento sono positivi per la municipalizzata Berica sotto il controllo pubblico. Le organizzazioni ipotizzano ulteriori rimpasti con Asco Piave e poi con ulteriore acquisizione da parte di A2A, un colosso privato milanese del settore. La questione però non vuole diventare strumentale alla politica. Per noi non è una battaglia politica, non ci interessa, noi facciamo il nostro lavoro. Il nostro lavoro è tutelare i lavoratori, fare in modo che possano mantenere i loro diritti, i loro salari e in questo caso i loro posti di lavoro. Il secondo nostro obiettivo è fare in modo che nel territorio si crei sviluppo. Per questo noi crediamo che AIM debba restare una società nel territorio, competitiva come è oggi. E adesso la situazione della stazione del Corriere, gli amici di Rete Veneta documentano il degrado, vediamo. I senza tetto passano la notte qui, ecco il giaciglio di un disperato. Anche oggi ricordiamo che i servizi sociali del comune hanno degli alloggi per questi sventurati, strutture dove però ci sono delle regole da rispettare e non tutti sono disposti a farlo. Molti preferiscono la strada, soprattutto gli alcolizzati e i tossicodipendenti che negli alloggi comunali non possono fare uso di alcol e di sostanze stupefacenti. La loro libertà di restare per strada però entra in conflitto con la libertà dei cittadini di vivere gli spazi pubblici senza dover fare i conti con il degrado. Degrado che c'è e il nostro amico di Rete Veneta ce lo documenta. Sul pavimento della stazione delle Corriere, come possiamo notare, ci sono lattine, cartacce e purtroppo anche una siringa. Qualche tossicodipendente qui si è iniettato la sua dose di veleno quotidiano. Sonia commenta: che schifo! Laura ci mette un bel no comment. Queste immagini tra l'altro si uniscono a quelle che abbiamo mandato in onda ieri, quando un altro telespettatore ci ha mostrato il dormitorio di accattoni e migranti in Campo Marzo, proprio di fronte alla stazione delle Corriere. Una zona da recuperare. Noi porteremo anche questa segnalazione alle autorità competenti. Ai nostri telespettatori raccomandiamo di continuare a commentare e a inviarci le vostre segnalazioni, perché da noi la televisione la fate voi. E avete la possibilità di segnalare anche attraverso il nostro TG Linea Aperta. Avete un problema davanti a casa? Ditelo al vostro sindaco. Aspettiamo tutti i vostri messaggi con una mail oppure con un messaggino al numero che state vedendo appunto nella grafica del TG Linea Aperta. Andiamo avanti con la cronaca. Momenti di paura per un sedicenne a Vicenza, minacciato con un coltello e rapinato. Brutta avventura nel pomeriggio di ieri a Vicenza per un sedicenne che si è visto puntare un coltello e rapinare del denaro che aveva con sé, ben 250 euro. Il ragazzino residente a Trissino si trovava in città in zona Araceli quando, come avrebbe raccontato il minore, un immigrato di colore gli si sarebbe avvicinato e con fare minaccioso puntandogli contro un coltello si sarebbe fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. Il ragazzino ancora sotto shock ha chiamato i carabinieri che ora stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Da capire infatti perché il minore avesse così tanto denaro con sé e cosa ci facesse in via Formentonna, dove sarebbe avvenuto il brutto incontro. E adesso le altre notizie di cronaca da Vicenza e provincia. Altissimo, svola dal traliccio e rimane sospeso a testa in giù a salvarlo. Arrivano i vigili del fuoco. Paura per un tecnico al lavoro sul traliccio, un ripetitore televisivo alto una trentina di metri. L'uomo, fortunatamente imbragato, stava facendo manutenzione sulla sommità del traliccio quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Nella caduta, fermata dall'imbragatura, una gamba è rimasta imbrigliata causandone probabilmente la rottura. Due vigili del fuoco di Arzignano sono saliti sul traliccio per prestare le prime cure, poi l'elicottero ha calato con il
Vericello e gli altri soccorritori, che hanno provveduto ad imbragare ulteriormente il tecnico per calarlo a terra, assistiti dal SAF, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale. L'Onigo, ennesima truffa online, ha vendato acquisto per un trentenne del luogo che su internet pensa di fare l'affare e acquista una scheda audio esterna per computer messa in vendita, scopriranno poi i carabinieri, da un 31enne di Firenze. Quest'ultimo induce il trentenne ad effettuare un bonifico quale anticipo di 160 euro sul suo conto corrente per poi, come accade in questi casi, sparire. I militari però sono riusciti a risalire al 31enne, che è stato identificato e denunciato. Tiene tamponamento a catena nel primo pomeriggio in via dell'autostrada in direzione Sant'Orso Schio, un 54enne a bordo di un autocarro Iveco non si accorge che le auto davanti a lui rallentano per l'intenso traffico e le investe in pieno. Il mezzo tampona violentemente l'Opel Astra di una 36enne di Torre Belvicino, che a sua volta impatta con la Mercedes di un 28enne di Schio, che a sua volta tampona un altro autocarro, un Ducato di un 54enne. Tutti i conducenti dei mezzi, a seguito degli impatti, riportavano lesioni fisiche. Che due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, illeso invece il conducente del primo tamponamento. Danni ingenti ai mezzi e notevoli le ripercussioni sul traffico. Andiamo avanti con la cronaca. Un uomo è riuscito a salvare la figlia dal rogo della sua auto. Montebello Vicentino. Sono servite quasi due ore di intenso lavoro ai vigili del fuoco accorsi da Arzignano per avere ragione dell'incendio di una BMW 520. L'autista poco prima, nel tardo pomeriggio di ieri, stava facendo manovra per parcheggiare in mezzo nel garage sotterraneo della propria abitazione, quando, percepito un odore improvviso di fumo, ha intuito il pericolo e innestato repentinamente la retromarcia. L'uomo è poi immediatamente balzato fuori dall'auto, trascinando con sé la piccola figlia con cui era in viaggio. Appena in tempo, prima che l'automobile fosse avvolta dalle fiamme. Un guasto elettromeccanico potrebbe essere la causa del rogo, ancora al vaglio dei vigili del fuoco. E adesso le immagini da Vicenza della festa della polizia. Esserci sempre è un imperativo categorico per ogni operatore di polizia. Per noi in gergo non diciamo andiamo a lavorare. Andiamo in servizio, perché ci mettiamo al servizio dei cittadini. Esserci sempre, è questo il messaggio, la chiave di lettura di questo 167esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che negli anni è stata capace di adattarsi ai mutamenti della società riorganizzandosi e cambiando nome. Non è un caso che l'anniversario si celebri ogni 10 aprile da quel 1981, che vide la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 121, che ne delineava organizzazione e compiti. Un anniversario a Vicenza celebrato al Teatro Comunale tra autorità militari e civili. Ma anche scolaresche, la società del futuro, al servizio dei cittadini, è l'altra parola chiave che il questore di Vicenza Bruno Failla declina in questa giornata, rispondendo con la sua squadra dal palco del teatro alle domande dei tanti ragazzi. Un anniversario, nell'anniversario, 60 anni dell'istituzione del corpo della polizia femminile. Nessun elenco di numeri e dati sullo stato di salute di Vicenza e il suo territorio, se non che i reati per droga, quelli contro il patrimonio o con le rapine, rimangono la piaga da debellare, mentre con l'avvento del commercio online e di internet in generale ha visto esplodere il reato delle truffe online, almeno un centinaio le denunce al mese. La città è una città che comunque ha un suo stampo, è evidente che qualche problema c'è e lo affrontiamo, lo teniamo sotto strettissima osservazione, pronti in ogni momento a dare una risposta positiva. Vite dedicate al servizio ai cittadini che in questa giornata sono state premiate con lodi ed encomi dagli agenti della postrada di Vicenza e Bassano alle volante alla squadra mobile di Igos. Vicenza e Bassano del Grappa. Ufficio Prevenzione Generale, Soccorso Pubblico, sezione Volanti. Rete Veneta è sempre più vicina a voi telespettatori anche su Facebook con il gruppo Amici di Rete Veneta Vicenza.
Gli amici di Rete Veneta, siete già tantissimi ad aver aderito al gruppo Facebook creato per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti. Vi ringraziamo, continuate a segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi porteremo la voce della community alle autorità competenti. Se non lo avete ancora fatto, siete ancora in tempo, mettete subito mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina gli amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Quando vi arriverà l'approvazione potrete scrivere, commentare e inviarci le vostre segnalazioni, perché da noi la televisione siete voi. Questa sera torna l'appuntamento con Focus 21:15 in diretta con il direttore Luigi Baccialli, ospiti in studio Leopoldo Bottero, Maurizio Conte, Lorenzo Damiano, Giancarlo Iannicelli, Antonino Pipitone, Antonella Tocchetto, Paola Ravanello. Come sempre mandate numerosi i vostri sms. Da Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata e arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni. Probabilità in prevalenza alta di precipitazioni a tratte diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Limite delle nevicate un po' più in basso rispetto agli altri giorni, generalmente intorno ai 1300-1700 metri. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore generale diminuzione. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it